ragazzi, io sono Martex. Bentornati su un nuovissimo video mattutino. Ieri sera non so precisamente a che ora è stata implementata finalmente la modalità no playing. E adesso, raga, se vado alla selezione delle playlist, non ci sta. Ha presentato dei piccoli problemini pochi minuti dopo essere stata lanciata e quindi, raga, disabilitata. Ma non preoccupiamoci di ciò, perché possiamo assistere a tutto ciò che avveniva in quella mod anche tramite una semplicissima partita. L'importante è andare a rapide rischiose e aspettare tutto quanto sul mega schermo. E quindi si lancia un tranquillissimo server privato, password a caso, e si va, ragazzi. Vediamo che cosa succede. Comunque, raga, avete sbloccato Deadpool senza maschera. È fantastico questo stile, è molto bello, mi piace. La descrizione della modalità, purtroppo cancellata dalla playlist di Fortnite, diceva al top dell'ora ogni ora. È l'una meno due minuti, quindi ci dobbiamo muovere, ragazzi. Sta per partire lo show rapide e rischiose. Vediamo se starta questo server privato. Grazie mille, ci mette sempre gli anni. Vorrei più che altro vedere che cosa hanno combinato, perché vi giuro, ragazzi, non ho visto nulla di tutto ciò. Non so neppure se funzionerà, quindi se riusciremo a vedere qualcosa. Vediamo, raga. Allora, mancano pochi secondi. Nel mentre avviciniamoci, dovrebbe apparire qualcosa di fronte a noi. One eternity later. Oh. Non si sente? Ah, ma ci stanno anche i sottotitoli. Ah, ho disabilitato l'audio per il copyright. Oh, mi giro, raga. Copyright. Riproduciamo per qualche secondo, dai. No, non funziona. Parto subito col dire che l'idea ci sta tantissimo, ragazzi. Sicuramente non è ciò che ci aspettavamo. Anzi, ce lo aspettavamo, raga, perché non potevamo aspettarci di meglio. Ma aspettate. Oh, no, vabbè, è troppo figo, raga. È fighissima questa cosa. Lasciamo stare ciò che stanno proiettando, che non interessa a noi. O meglio, tramite leak ho visto che sono circa 7 minuti di video, quindi 7 minuti di prank. Ma pensiamola in positivo. Cerchiamo di vedere tutto ciò come uno start, quindi solamente un inizio, una prova. Praticamente un test per portare le cose più belle più avanti a rapide e rischiose, perché se rapide e rischiose venisse utilizzato sempre in questa maniera sarebbe fantastico. Anche perché, ragazzi, lo dico con tutta la sincerità, non credo che la community che segue questo canale sia interessato ad un episodio di Punk'd. Non sto criticando la Epic Games e nessuno, però secondo me è la verità. Anche se a me i prank piacciono tantissimo, ma non posso farvi vedere per intero l'episodio, perché se no, raga, ciao canale, capitemi. E quindi, come dice il nostro piccone quotidiano, stop e ci fermiamo qui. L'idea comunque rimane bellissima, niente male, perché se cominciano ad utilizzare rapide in questa maniera, io amerò per sempre questo luogo. E credetemi, se hanno lanciato questa cosa, se hanno fatto ciò oggi, vuol dire che stanno già pensando a qualcosina per tutti quanti noi. Altra cosa molto importante che devo dire: non credo che il timer dell'evento finale di questa stagione apparirà qui sullo schermo gigante di rapide rischiose, però tutto potrebbe essere, anche perché se guardiamo nei file di gioco, ragazzi, troviamo scritto Sky Beam Timer, che significa appunto fascio di luce in cielo, e dovrebbe apparire proprio sopra l'agenzia, quindi centro mappa. Praticamente il solito timer che abbiamo visto ad ogni fine season, quello lì. Ragazzi, è finito. QB, GG. Conclusa questa cosa, ragazzi, ieri in molti mi avete chiesto anche un'altra cosa: la sfida community, nuovo quiz house party. Nei video delle sfide di ieri mi avete chiesto come ottenere questa wrap, dato che era apparso appunto questo annuncio in game. E leggendo la descrizione lì in basso a sinistra, posso dirvi che mi ricorda tantissimo il metodo con il quale abbiamo ottenuto la wrap della regina d'autunno. Chi si ricorda? Abbiamo farmato tantissimi punti assieme a tutta la community, e poi al raggiungimento di tot punti abbiamo ricevuto tutti quanti la wrap in gioco. Questa volta però è un po' diverso, perché a quanto pare dobbiamo scaricare un'app, della prima volta che la sento, ragazzi, perdonatemi, che si chiama House Party sul nostro smartphone, e giocare. Collabora con altri giocatori per raccogliere 20 milioni di risposte corrette e sbloccare la copertura fiamme triangolari per l'intera community. Faccio una cosa, ragazzi, provo a scaricarla e vedo se c'è qualche riferimento lì sull'applicazione per avere più informazioni. Ed eccoci qua, raga, applicazione scaricata, la lanciamo subito. House Party, comunque che bello da mobile, raga. Dovrei registrare qualche giochetto e portarlo qui sul canale, perché non lo so, è molto figo. Ma quanto so brutto. Bello sti Inception comunque. Volendo, se avete un po' di vergogna, potete disattivare anche la facecam lì in basso a sinistra. Cliccate qui e via, addio. Clicchiamo sui dadini in alto a destra. Procediamo poi cliccando su Fortnite Trivia Royale, che come c'è la descrizione in game, raga, purtroppo questo mazzo di carte, chiamiamolo così perché è stato tradotto in questa maniera, è disponibile solamente in inglese, quindi dovrete rispondere a delle domande in inglese. Clicchiamo su play e cerchiamo di rispondere in maniera corretta. Clicchiamo poi su play alone se non avete amici, e si procede. Per quanti giorni è stato offline Fortnite durante il blackout, il buco nero? 2 giorni. Vai, prima domanda corretta, procediamo. Lightning Storm. Sì, è l'unica cosa che ci può far danno oltre agli avversari. Procediamo, terza domanda. Allora, sì, vittoria reale, assolutamente vittoria reale. Perché cosa sta STW Save the World?
Save the Woods. Ok. Quindi dobbiamo rispondere ad un sacco di domande in maniera corretta assieme a tutta la community Fortnite. I V-Bucks. Currency. Come? Oh! No, no, ho letto male. Livello 100, John Wick, il mietitore, The Reaper. Dai. Andiamo così, ragazzi, le sappiamo tutte. Rocket Launch, Season 4, ragazzi, il lancio del razzo. Andiamo così. Poi, oh, vai a chiedere queste cose a Martexone. Dai, brother, non farlo. Il pet di Sky, l'abbiamo sbloccato ieri, l'altro ieri. Olli! Mamma, no, è bello sto gioco comunque, raga. Niente male, mi piace. Quale variante di Batman non è mai apparsa in gioco? Dark Knight? Batman Beyond? Va bene. In quale anno è stato rilasciato a Mobile? 2018. Raga, scusate se leggo velocemente, perdonatemi. Quiz completato, winner Martex, play again oppure più mazzi di carte. No, va bene così, era giusto per farvi vedere come funziona quest'app e come contribuire al rilascio in game, quindi per ottenere questa wrap nei vostri armadietti. Adesso però mi sorge un dubbio, devo collegare il mio account di Fortnite ad House Party oppure fanno tutto loro in automatico non appena raggiungiamo i punti dedicati? Sul sito comunque dicono che la sfida della community inizia il 10 aprile alle 17, quindi da ieri pomeriggio fino al 17 aprile alle 5 del mattino. Chiunque possieda l'app di House Party può partecipare, chiunque possiede un account di Fortnite nel corso della sfida riceverà la copertura fiamme triangolari al suo completamento. Ok, quindi non dobbiamo collegare nulla praticamente, raga. Avete appena letto che se volete potete scaricare l'applicazione oppure altrimenti aspettate che gli altri completino la missione per tutti quanti voi e riceverete la wrap. È questo. Sapete che comunque ci ho preso gusto a registrare dal cellulare per voi, raga. Mi piace. Dovrei portare seriamente qualcosina. Fatemelo sapere qua sotto tra i commenti se magari possiamo estendere il nostro repertorio anche a qualcos'altro. E quindi, per ricapitolare il tutto, prima di procedere allo shop giornaliero, ragazzi, per essere più chiari al 100%, devo scaricare per forza questa applicazione per poi ricevere la wrap in gioco? A quanto pare, no. Se voleste contribuire a tutto ciò, vi ho appena mostrato questo metodo facilissimo. Scaricate l'applicazione sul vostro smartphone, rispondete a qualche quiz in inglese e via. Niente di che, niente di complicato, altrimenti aspettate che la completino gli altri per voi. Ma comunque, ragazzi, la riceverete assolutamente sì, perché la community di Fortnite è talmente vasta che già dopo domani forse avremo già la wrap. Dopo aver visto tutto ciò, clicchiamo sul negozio oggetti perché mancano davvero pochi secondi al refresh di quest'ultimo e quindi vediamo che cosa droppano quest'oggi. Non mi aspetto tantissime cose perché ieri abbiamo già ricevuto questo pacchettino super sostanzioso. Ansioso, vediamo. Ok. No. Balza e rimbalza. Ok. Abbiamo le skin, le vecchie skin di Pasqua con i nuovi stili. Quindi, ragazzi, finalmente potete ottenere i nuovi stili pasquali bellissimi, super intriganti, super paurosi. Vediamo qui il secondo stile della femminuccia. Lei è troppo bella, è fantastica questa, troppo bella. 1500 V-Bucks entrambe. Incubanni credo che non uscisse dall'anno scorso, raga. Credo proprio di sì, una skin fantastica. E basta questo fantastico, Martex, basta, è stancato. Lascia a forma di carota. Ok. Bello, raga. Mi è sempre piaciuto questo set, però balza e rimbalza sono curioso. No, dai. È troppo bello. Come una palla con le molle. Ma guardalo. Cioè, proprio arrabbiato, raga. Cioè, non arrabbiato. È super impegnato a saltellare, a portare il cesto d'uova lì in giro per la mappa. Piedonando, mi è sempre piaciuto. Poi che bella espressione che ha. Guardate Deadpool, raga. Vabbè. Bel faccione. Rimbalzante. È praticamente la copia. Vabbè. Di balza e rimbalza. Potenza stellare così a random oggi. Alright. Sapete qual è la cosa bella? Che oltre al balletto, oltre all'emote in sé, va a cambiare anche l'espressione del viso per ogni personaggio ed è fighissima questa cosa. Ombra ammantata, ci piace, ci è sempre piaciuta questa skin. Skin natalizia, tra l'altro, 1500 V-Bucks, germoglio, non lo faccio ascoltare. Bello. Niente male, raga. Bello, bello, bello. Pastello 800 V-Bucks. Eccovelo qui, sempre centro pasquale. Sulla destra, ok, il pacchetto è rimasto. Assieme a tutte le altre cose, emote, piccone, deltaplano di Deadpool. Va bene. Credo che ci siamo già mangiati lo shop di oggi. Sì, ma questo? Oddio, ma sono troppo uguali. Bastone carota? No, vabbè, ma sono identici.
Sono similissimi, ma hanno lo stesso prezzo. Uno costa 800. Ok, uno costa 500 e l'altro 800, va bene. Credo che la skin più bella di oggi sia Incubanni. Davvero raccapricciante questa skin nozza. Questo coniglietto sembra Donnie Darko. E niente raga, già concluso. Gli stili di oggi mi piacciono. Abbiamo già portato in stream qualche giorno fa. Ovviamente cambia anche lo stile dell'ovetto. Non so se lo fa vedere qui della preview. Eccolo, va bene. Vediamo anche quello lì maschile, dato che ci siamo. Vediamo la differenza. Vediamo. Bello, questo mi piacciono queste sfumature, molto bello. Come sempre vi ricordo che se volete potete supportare tutti questi video mattutini e tutte le live del canale cliccando qui in basso a destra sulla voce supporto a un creatore e digitando poi al centro della schermata il mio code GKRMARTEX, tutto attaccato. Maiuscolo, minuscolo è sempre uguale, raga. L'importante è cliccare su accetta e riaggiornare il code ogni 14 giorni. Noi ci becchiamo tra pochissimi live, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, lasciate un bel like, condividetelo con tutti i vostri amici e soprattutto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Un salutone da Martex, ciao brothers!